Oggi è il 1 aprile, le 4:20 del pomeriggio e da mezzanotte è possibile richiedere sul sito dell'INPS il bonus da 600 euro. Proviamo a entrare per fare domanda. Il sito è temporaneamente non disponibile. Giovedì 2 aprile, secondo giorno in cui è possibile richiedere l'indennità da 600 euro dell'INPS. Proviamo ancora una volta ad andare nel sito. Si apre la schermata sul decreto Cura Italia. Proviamo ad andare indennità 600 euro. Impossibile raggiungere il sito. Come noi, milioni di lavoratori autonomi e partite IVA hanno provato ad entrare nel sito dell'INPS. Insieme a Vincenzo Colao, titolare di un ristorante a Trastevere, nel centro di Roma, facciamo un altro tentativo. Proviamo di nuovo a riaprire il sito dell'INPS. Decreto Cura Italia, Covid, bonus babysitter. Indennità di 600 euro, Molto lento. lentissimo, non riesce nemmeno a caricare la pagina. Lei quante volte ha provato finora? Io avrò provato una ventina di volte. Adesso sto inserendo tutti i miei dati anagrafici per ottenere il PIN, cosa che dovrebbero aver già mandato loro da più tempo perché è già stato richiesto, però per posta non è mai arrivato. Siamo riusciti ad andare avanti. Conferma. Conferma. Siamo riusciti a fare almeno una cosa oggi. Quindi Quindi siamo arrivati. appena riuscirò a vedere questa prima parte del PIN, non so come funzionerà per prendere la seconda parte, e proveremo nuovamente a inserire i dati per richiedere i 600 euro. Qui paghiamo sui 7.000 euro soltanto l'affitto, più ci sono i contributi di 7 dipendenti, le utenze della luce e gas che si aggirano intorno ai 1.500 euro al mese, In questo mese quanto ha perso? almeno 25.000 euro. Per cercare allora di capire come fare la domanda, andiamo da un commercialista. Se per sé la domanda è veramente elementare, per cui Peccato, peccato i problemi di accesso. peccato i problemi di accesso, peccato il fatto che si sapeva che il 1 aprile sarebbe andato così. All'inizio si è pensato che fosse una domanda di click day. Click day significa che chi prima arriva prima alloggia. Riusciamo a vedere la burocrazia implementata anche in questi momenti storici dove dovrebbe essere tutto snellito. Le difficoltà non sono legate soltanto al bonus da 600 euro. Ogni regione per determinati tipi di aziende che entrano nella cassa integrazione in deroga ha una sua regolamentazione. Voi cosa vi sareste aspettati? Una uniformità di trattamento per tutti questi tipi di prestazioni a sostegno del reddito. Non cinque canali diversi, magari su un portale che non andava ad essere sovraccaricato come quello dell'INPS. Si è voluto gestire in maniera ordinaria qualcosa di straordinario. Non è possibile. Anche Marco Coppola, proprietario di un bar non lontano dalla stazione Termini, ha fatto diversi tentativi. Continua a darmi sempre impossibile raggiungere il sito. Il problema di questa doppia autenticazione è che tu comunque ti colleghi al sito dell'INPS, poi ti manda sul sito dell'autenticazione e poi torna indietro. Sì, ma in quel momento io avevo preso la linea, poi tempo che è autentica, quando ritorno è di nuovo. Hanno il nostro codice fiscale, hanno lo scontrino elettronico, la fattura elettronica, ormai sanno pure quante volte andiamo al bagno, ma bastava farsi subito il bonifico, no? Ma voi quanto potete resistere ancora? Se qualcosa non cambia, altri 2 mesi? Poi boh, si dovrebbe iniziare a correre con la stessa, diciamo, urgenza, importanza, sia a quella sanitaria, anche a quella economica, perché rischiamo di stare tutti in salute, ma tra 2 mesi essere tutti disoccupati. Michele Marasca è un artigiano. Potevano pensare a gestirla in maniera diversa, a farlo un click day a categoria, per dire. Sono 2 giorni che provo, vari tentativi, vari orari, ma il sito comunque continua a non funzionare. Aperto. Ecco, è possibile raggiungere il sito, oppure la connessione c'è. Quello che ti dà fastidio è che le cose non funzionano. Noi da esercenti, da cittadini, dobbiamo sempre essere regolari, dobbiamo pagare tutto, dobbiamo stare sempre dietro a 10.000 cose, dobbiamo essere sempre pronti. Ecco, in questo caso doveva essere pronto lo Stato nei nostri confronti.